da parte di questi dipendenti che adesso però sono ex dipendenti, appunto, senza lavoro. Ex. Perché? Ma siamo dei vecchi, a questo punto direi vecchi, conduttori accudienti delle carrozzelette o delle cuccette. Scortavamo un treno che si chiamava Stendhal, il Venezia-Parigi, treno storico, che ha sempre lavorato con dipendenti italiani a bordo treno, con carrozze italiane, e che dall'11 dicembre questa politica un attimino scorretta di Trenitalia, del signor Moretti e di chi fa capo lui, insomma, ha consegnato questo treno, questo gioiello, ad una ditta francese, lasciandoci a casa noi tutti. La cosa più grave è che queste vetture sono delle vetture italiane pagate dai contribuenti italiani, che purtroppo insomma, è stato dato, regalato ai francesi. Quindi siamo a casa dall'11 dicembre, una cosa gravissima. Siamo a Venezia, siamo in 38, una quarantina, ecco, con il personale amministrativo siamo circa 40. E lo stipendio si dice che dovrebbe arrivare quello di... L'ultimo stipendio forse non ci arriva neanche, la liquidazione, ancora ancora non si sa nulla. Noi siamo qui per comunque continuare a lavorare, chiediamo il riassorbimento di tutti i lavoratori che per anni ha lavorato sui treni, quindi chiediamo a Trenitalia, alle organizzazioni sindacali, a tutti il riassorbimento di questi lavoratori all'interno dell'indotto ferroviario. Quando avete saputo della decisione dell'azienda, insomma, di... Beh, noi abbiamo ricevuto un preavviso un mese prima circa, attraverso una lettera con la messa in mobilità di tutta la forza lavoro dell'azienda. E adesso il vostro lavoro chi lo fa? Il nostro lavoro adesso viene svolto da una società che fa parte del gruppo Lufthansa in Francia, con personale francese. Ed è una cosa paradossale, perché, cioè, il lavoro c'è, non è una fabbrica che è chiusa e i dipendenti non hanno più delle lavorazioni. La lavorazione c'è. Questo è il treno che determinava maggiori introiti di tutta la stazione di Venezia. Tenga presente che porta mediamente 1000 viaggiatori al giorno. Sono milioni di euro di incasso, soldi che partono dall'Italia e vanno verso la Francia e in parte verso Trenitalia. Hanno fatto questa operazione di maquillage delle vetture, sono vetture italiane a tutti gli effetti, su cui è stato applicato un adesivo sopra. Il restauro, diciamo, di queste... Diciamo che mediamente si parla di 400.000 euro per quello che riguarda i vagoni letto e circa 200-300.000 euro per quello che riguarda le cuccette. Pagato in parte, per metà, dagli italiani? No, pagato tutto dallo Stato italiano. E voi cosa chiedete in ultima istanza? Noi chiediamo di essere reintegrati perché... Sta andando, perché comunque è stata una mossa scorretta. Neanche ci è stato chiesto se volevamo andare a lavorare a Parigi, se volevamo proseguire in qualche maniera il lavoro che noi abbiamo sempre fatto. Alcuni di noi hanno lavorato per 20, chi addirittura per 30 anni o più, sempre per conto delle Ferrovie dello Stato. La nostra professionalità al di fuori di una stazione non si spende in nessun ambiente lavorativo.